Tu sei timido, gentile, introverso e politicizzato, il contrario di quello che almeno sulla carta ci vuole per essere attore. Come le vivi queste tue qualità o caratteristiche per Te fare l'ho detto, l'attore? vive abbastanza in contraddizione, per esempio abbastanza male quando vorrebbe venire fuori la parte politicizzata di me e la parte introversa invece si chiude in casa. E quindi mi pare che ci stanno pochi spazi che vanno a occupare persone che invece hanno il coraggio di si mettere anche contro tutti. Là c'è pure una certa efficienza proprio, forse anche fisica, di partecipazione, che io non ho, però voglio dire che aveva Pasolini, che è una persona che io stimo moltissimo, mi piace moltissimo, sia i film, sia i libri, tutto, e sia come ha vissuto proprio come persona, voglio dire, è uno che svegliava il Corriere della Sera, scriveva, pigliava una cosa in televisione, diceva una cosa, ecco, a me piacerebbe essere così, partecipare alla vita sociale e politica in quel modo. Però mi accorgo che poi non lo faccio, non ci riesco, e che quindi mi nego. E mi nego, e mi rompo quasi una giustificazione. Il fatto di negarmi continuamente alle interviste, alle cose così, mi dà l'opportunità a me stesso di dire no, non faccio nemmeno quello, perché tanto io sono introverso, sto a casa. Ed è una giustificazione che però molte volte poi la scopro da solo, me ne accorgo che non è così, e quando mi scopro mi vergogno un po'.